Oggi trattiamo un tema delicato, che è quello della sindrome di autismo e della sindrome di Asperger. Abbiamo visto ormai con tanti casi e quindi un buon livello di esperienza che questo tipo di problematiche possono essere trattate con grande successo qui alla Cueva della Lusse, perché partiamo da un presupposto che è molto importante. Tutto quello che sono le problematiche di carattere neuronale, neurologico e quindi che riguardano il mondo del mentale, vengono trattate in maniera differente nella Cueva della Luz perché, come avrete già visto anche dai video precedenti, in Cueva si lavora a livello di anima e l'anima è sempre integra. Qualunque sia la problematica della persona, abbiamo parlato di Alzheimer, abbiamo parlato di Parkinson e oggi parliamo di Asperger e di autismo, qualunque sia la problematica, in realtà l'anima della persona è integra e dal momento che i trattamenti che si vanno a fare nella Cueva della Luz riguardano un lavoro prettamente sull'anima, con i nostri operatori siamo in grado di andare a trattare le persone nella loro essenza più profonda. Faccio un esempio per essere più chiara. Il ragazzo con autismo, che ovviamente normalmente ha atteggiamenti legati a questa problematica di chiusura, di rifiuto, del non sentirsi accettato o di paura, nel momento in cui riceve un trattamento nella Cueva della Luz, si sente come libero da una certa corazza, molto più tranquillo, accettato e soprattutto, questa è la cosa più importante, in contatto con la sua essenza che è sana, che è vera, che è autentica. E quindi abbiamo avuto davvero dei bellissimi risultati con persone che hanno deciso, perché si sono trovati a proprio agio nel vivere i trattamenti alla cueva, perché i trattamenti nella Cueva della Luz partono da trattamenti, lo ricordiamo, nella cabina automatica di luce, meditazione e colore, dove la persona è tranquilla, è da sola, non viene toccata da nessuno e quindi si possono anche superare quei tipi di ostacoli che normalmente trattamenti o metodi o tecniche di altro tipo fanno più fatica ad essere accettati. In più, da noi le persone non devono necessariamente esprimere, confidarsi con quello che passa nel loro mentale, ma vengono incontrati a un livello più profondo. Hanno la possibilità di scoprirsi, di ritrovarsi, di riscoprirsi e soprattutto di sentirsi accettati, ma ci tengo a dirlo, con se stessi. Quindi, sicuramente la Cueva della Luz è un luogo dove la persona viene accolta nella sua dimensione totale, olistica, spirituale e dell'anima. E l'anima non è mai, mai compromessa.